La senti questa voce? Chi canta il mio amore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 88. Buon mercoledì 24 marzo, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, sono ore molto calde in casa Bari dopo l'ennesima sconfitta, quella contro il Catanzaro, ma è anche tempo di cambiare pagina e iniziare a pensare al prossimo impegno, quello di sabato contro la Paganese. Di questo e tanto altro ci occuperemo in questa puntata Focus, tratteremo tanti argomenti e avremo con noi anche un graditissimo ospite. Partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il numero è sempre il solito, il 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi e per le vostre note vocali, ripeto 393 949 7483, altrimenti potete utilizzare la nostra chat di Spreaker. Veniamo al sondaggio odierno, molto molto insidioso se vogliamo. Quello che vi chiediamo è: credete davvero che i De Laurentiis possano cedere il Bari a fine stagione? Questo è il grande interrogativo che da ieri serpeggia tra i tifosi del Bari, ovviamente soprattutto sui social, ma anche sul forum dei tifosi su orgogliobarese.it. Quindi credete davvero che i De Laurentiis possano cedere il Bari a fine stagione? Riccardo, preparati perché la domanda la girerò anche a te. Allora, inutile nasconderci, l'articolo di Tutto Sport di ieri a firma Leonardo Gaudio si è abbattuto come un tornado sulla realtà biancorossa. Per i pochi che non l'avessero letto, Gaudio ha parlato di una possibile cessione del Bari al termine della stagione in corso, nel caso in cui il Napoli non raggiunga la Champions e il Bari la Serie B. Sempre nello stesso articolo si sostiene che la visita di Aurelio De Laurentiis a Bari non sia stata casuale, ma che sia avvenuto in Puglia per interfacciarsi con qualche imprenditore del posto. Va detto che quelle di Gaudio sembrano per lo più ipotesi o supposizioni, ricostruzioni. Tuttavia credo che il suo ragionamento non sia accampato in aria, anzi, mi spiego meglio. Insomma, sappiamo bene che il Napoli costituisce circa il 90%, il 93% delle entrate della Filmauro. Di conseguenza la mancata partecipazione dei partenopei alla prossima edizione di Champions e con annessi mancati introiti rappresenterebbero senza dubbio un problema per le casse dei De Laurentiis. Dall'altra parte anche una mancata promozione del Bari costituirebbe un problema considerata anche la pandemia. Tuttavia, anche se dovessero verificarsi questi due eventi, io non credo che De Laurentiis possano privarsi del Bari. La mia è una sensazione, nulla di più. Lo sostengo perché il progetto dei De Laurentiis è pluriennale, hanno presentato un business plan molto molto chiaro, hanno fatto una sorta di patto non scritto col sindaco e con la tifoseria biancorossa. Poi ovviamente tutto è possibile, qualora dovesse affacciarsi un imprenditore serio e facoltoso, i De Laurentiis potrebbero anche cedere, ma anche qui siamo nel campo delle ipotesi. Sicuramente ad oggi però va detto, l'affare Bari non sta andando come tutti pensavano e non possiamo escludere clamorosi colpi di scena. Non vi nascondo che anche nelle ultime ore sta circolando il nome di un imprenditore che sembrerebbe interessato al Bari, però siamo sempre nell'ambito delle voci, delle non notizie, quindi per il momento non ci sbilanciamo, però iniziano a circolare nuovamente nomi di presunti imprenditori interessati al Bari. Andiamo da Riccardo Resta. Allora Riccardo, tu credi davvero che De Laurentiis, considerate quelle due ipotesi, Napoli niente Champions, Bari niente Serie B, possano cedere il Bari a fine stagione? Allora, io sono d'accordo con te sul fatto che il ragionamento città non è un ragionamento illogico, però ovviamente sono tante le variabili in gioco, però
entrambe abbastanza probabili, cioè sia che il Napoli non raggiunga la Champions sia che il Bari non raggiunga la Serie B, ai noi, quindi non è un ragionamento peregrino. Posto questo, io direi che i De Laurentiis difficilmente li vedo cedere il Bari in Serie C. Io penso che i De Laurentiis ambiscano in qualche modo ad arrivare alla Serie B, e poi ovviamente per forza di cose, se poi le cose dovessero svilupparsi in un certo modo, nel modo che tutti quanti noi ci auguriamo, poi sarebbero in qualche modo costretti a vendere. Io credo anche che sulla questione stia facendo una silente supervisione il sindaco Antonio De Caro, con il quale cioè il quale si è, diciamo, anche esposto 3 anni fa affidando la società ai De Laurentiis. All'epoca io continuo a sostenere che tutte le altre alternative non fossero credibili quanto i De Laurentiis, quindi diciamo, chi di questi tempi sta in qualche modo tirando in ballo anche De Caro dovrebbe anche fare un po' un percorso a ritroso e vedere, insomma, De Laurentiis rispetto ai Preziosi, rispetto ai Lotito, agli altri personaggi che si erano proposti, sicuramente offrivano le basi più solide. Detto questo, io non credo che, sicuramente il collega Leonardo Gaudio, che stimo e con cui, insomma, condividiamo i banchi della tribuna stampa, per parlare avrà avuto sicuramente le sue fonti, e le sue fonti vanno sicuramente rispettate. Ma ripeto, io non la vedo come una notizia. Lui ha fatto un ragionamento, non è una notizia. Lui sì, ha parlato di ipotesi De Laurentiis, di Aurelio De Laurentiis a Bari per cercare imprenditori, però alla fine la sua è una ricostruzione. Secondo me non è una notizia. Lui non ha detto i De Laurentiis venderanno il Bari. Lui ha detto, se le cose dovessero andare in un certo modo, non è da escludere la cessione del Bari, perché perlomeno gli introiti, perché come ho detto prima, il Napoli costituisce il 93% dei loro affari, quindi se questo 93% viene meno, di conseguenza non possono reggere due squadre, una di alto livello in Serie A e una di alto livello in Serie C. Quindi è un ragionamento molto molto logico, come hai detto anche tu, che ci può stare. Quindi non penso che sia una notizia. Lui non ha detto che De Laurentiis venderanno, e questa è una cosa che molti tifosi non hanno capito e hanno anche dato addosso a Leonardo in maniera errata. Lui non ha detto che De Laurentiis venderanno la società, non ha fatto una sparata, non ha dato una notizia. Lui ha fatto una ricostruzione, ha fatto un ragionamento che secondo me ci può stare. Sì, ripeto, il ragionamento ci sta. Sì, De Laurentiis sono sicuro che venderebbero, se qualora dovessero vendere il Bari, venderebbero a qualcuno che offre delle solidissime garanzie. Ecco, anche perché il nome di De Laurentiis è un nome importante non solo nel calcio ma nell'imprenditoria italiana, quindi diciamo che ci sta, ci va di mezzo anche la loro credibilità. Quindi io da questo punto di vista starei abbastanza tranquillo, e non credo che di qui a fine stagione o comunque all'inizio della prossima stagione ci siano i tempi e le modalità per portare a termine una trattativa, un passaggio di mano, anche, l'abbiamo stiamo vedendo anche a livelli più alti in Serie A, ma non solo, le trattative per le cessioni dei club sono veramente quaresimali, e quindi io credo che per la prossima stagione ci saranno ancora i De Laurentiis, qualsiasi sia il destino del Bari, Serie C o Serie B. Io credo che un ragionamento del genere ha una forza, una valenza, sì, però su un periodo un po' più medio-lungo, ecco. C'è una domanda molto interessante che ci pone Natale, che salutiamo. Ciao ragazzi, vi pongo una domanda. Quanto costerebbe oggi il Bari, secondo voi? Io credo tra i 10 e i 15 milioni. Una cosa impossibile al momento, quindi impossibile trattare, secondo lui, per una cifra del genere. Che ne pensi? Io credo di sì, perché considerando un po' quello che hanno investito nei 3 anni, sì, penso che siamo su quella cifra, no Riccardo? Sì, penso anch'io che possa essere una cifra verosimile, e per questo dico che non è semplice chiudere tutto in 4-4-8, perché la prossima stagione ormai è alle porte.
E sicuramente il valore economico del Bari non è equiparabile a quello delle altre società di Serie C, sicuramente maggiore, anche perché di mezzo ci sono dei contratti lunghi, ci sono degli elementi che hanno degli stipendi importanti per la categoria, quindi 10, 15, 20 milioni a voler esagerare può essere una cifra verosimile. E ripeto, la Serie C non copre di solito questi costi e sicuramente si tiene più basso, quindi bisognerebbe però anche teniamo presente anche un altro aspetto, soffermandoci su questo, che cosa il Bari, la SSC Bari ora che cosa rappresenta? Non hanno un centro sportivo, non hanno uno stadio di proprietà, i calciatori di proprietà, quelli più importanti, sono del Napoli. Cosa andrebbero a comprare? Cosa compri del Bari ora attualmente? Cosa c'è da comprare? C'è da comprare un marchio, sicuramente. C'è da comprare tutto ciò che ruota attorno a un marchio, perché guardate, di Luigi De Laurentiis si può dire qualsiasi cosa, però sicuramente ha fatto un lavoro di sponsorship del marchio Bari molto interessante. Cioè la divisa del Bari, basti vedere la divisa del Bari, sembra davvero il volantino delle offerte del supermercato. Quello è un valore, cioè il Bari ha dei contratti di sponsorizzazione importanti con enti sia del territorio sia con enti più grandi a livello nazionale, motivo per cui c'è un apparato societario dietro, a prescindere dall'aspetto strettamente sportivo calcistico, che ha un valore. Il fatto dello stadio di proprietà, il Bari non è l'unica squadra in Italia, sono un paio, la Juve, l'Udinese e non ricordo chi altri, che ha, poi il Sassuolo che hanno lo stadio di proprietà, anche se uno vuole andare a comprare l'Inter e il Milan deve andare a comprare una squadra che ha uno stadio di proprietà del comune, e quindi quello è un problema tra virgolette relativo. Quello del centro sportivo è un problema più grande, se ne parla da anni e anni a Bari, cioè che le proprietà del Bari che si sono succedute nel lungo periodo ormai dovevano creare una struttura di allenamento, un centro sportivo, un posto dove far allenare la prima squadra insieme alle giovanili, cosa che non è mai stata fatta. Il Bari continua ad allenarsi all'antistadio in una struttura, non voglio dire di fortuna, però pericolosa. Direi assolutamente pericolosa. C'è Daniele che aggiunge: in più hanno in proprietà a Napoli tre giocatori ex Berretti del Bari, si sono fatti i conti in tasca in caso di vendita. Parla dei ragazzi, dei tre ragazzi che sono andati al Napoli. Poi Carlo: per me De Laurentiis proveranno a vincere i playoff e poi decideranno, anche se col passare delle partite il progetto sta fallendo miseramente. Poi Pasquale: il silenzio sempre più assordante della SSC Bari non fa altro che alimentare dubbi e illazioni. Sicuramente non immaginavo questo scenario, ma per cedere devono rientrare di più e devono rientrare di un po' di soldi che difficilmente un altro imprenditore andrebbe a spendere in questi di questi tempi. Sì, è assolutamente vero. Sul silenzio non lasciamo perdere, anzi mi dai un assist, Pasquale, per passare al prossimo argomento, perché ieri c'è stato il ritorno a Bari del presidente Luigi De Laurentiis, che si è intrattenuto con Carrera e il suo staff, ma non c'era solo lui, ma ne parleremo più tardi di questo altro argomento. Luigi De Laurentiis, che è stato con la squadra, ha seguito l'allenamento. Riccardo, secondo te basta questo per dare una svolta all'ambiente barese, la presenza del solo De Laurentiis, anche se ripetiamo non era solo ieri, ma ne parleremo dopo di questo altro argomento? Basta, questo non lo so, cioè nel senso, De Laurentiis solo fa lui o non lo fa nessuno, perché per sua scelta o comunque per scelta della famiglia è rimasto lui e sotto c'è Carrera, nel mezzo c'è, non c'è nessuno. Quindi se la società vuole in qualche modo far sentire la propria vicinanza emotiva, ma anche la propria sorveglianza
alla squadra deve farlo per forza De Laurentiis, e basterà, non lo so, cioè dipenderà da quello che farà il Bari in queste ultime 6 partite, se, capire se basterà o no. Al momento la situazione è molto molto in bilico, molto molto precaria. Io mi auguro che sia riuscito a toccare le corde giuste il presidente con l'allenatore e poi a catena con la squadra. È una speranza, ormai ci stiamo aggrappando a quella, perché i fatti ci portano a pensare in maniera diversa. Intanto ieri allenamento, hanno lavorato a parte a scopo precauzionale Cianci e Marras, speriamo niente di grave, per Cianci dovrebbe essere ancora il problema al piede, ancora lavoro a parte per Andreoni, ancora problemi al tendine d'Achille, Celiento, fastidio al ginocchio destro, Ciofani che comunque da alcuni video postati dalla società ha ripreso quantomeno a correre, e fermo anche Sarzi Puttini per una distorsione della caviglia destra. Insomma, non arrivano buonissime notizie dall'infermeria. Io credo che ormai è diventato un rebus la condizione atletica e fisica di Celiento. Ormai sono 2 mesi che fa avanti e indietro tra campo e infermeria, bisognerà capire cosa c'ha. Poi Andreoni, vabbè, ormai Andreoni penso che sia da mettere una pietra sopra sulla sua stagione, avrà giocato se no 2-3 partite. Riccardo, l'infermeria non si svuota, speriamo non sia nulla di grave per Cianci e Marras. Speriamo, perché già la situazione è abbastanza precaria, gli uomini sono contatissimi, e se poi ci aggiungiamo anche Cianci e Marras è davvero notte fonda. No, qua adesso dobbiamo aggrapparci davvero alla cabala, al fato, al destino. Cianci purtroppo ha avuto un'involuzione nelle ultime partite, sì. Però lo ricordiamo che comunque lui per rientrare ha forzato i tempi del suo infortunio, che non sarà stata una cosa gravissima, però sicuramente un problema noioso, quindi bisogna stare attenti, perché il rischio di ricadute, il rischio di farsi male adesso è insostenibile. Il Bari non può privarsi di nessuno degli elementi che hanno giocato domenica scorsa a Catanzaro, contando che Sarzi, Puttini si è fatto male, Celiento punto interrogativo, Andreoni come dicevi tu ormai è storia passata. Quindi attenzione massima a ogni allenamento, preservarsi. Ben venga insomma che abbiano tenuto d'occhio sia Cianci sia Marras, perché sono due elementi preziosissimi e perderli sarebbe deleterio. Colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, leggiamo come i tifosi stanno commentando questa notizia della data da Tutto Sport sulla possibile cessione del Bari a Fignano da parte dei De Laurentiis. Ubar 01 dice: se c'è una cosa che non perdonerei mai ai De Laurentiis più di ogni stagione fallimentare sul campo come quello in corso, sarebbe vendersi ad una cordatina locale o qualche imprenditore senza soldi. Poi Bepi 77, chiaramente dopo tanto silenzio e risultati pessimi viene fuori di tutto, anch'io non credo mollino in questo modo e così presto. Poi Francesco: se fosse vero possiamo senza minimi termini dire che stiamo diventando una realtà calcistica pari a Taranto o Foggia. Poi Monti di 81: ad oggi spero davvero che vendano, perché è meglio un salto nel buio che l'approssimazione attuale. L'attuale presidenza capisco che faccia dormire i sogni tranquilli a molti, ma oltre l'altisonante nome De Laurentiis cosa rimane? Poco o niente. Poi l'utente Protein Box: quando è stato scelto De Laurentiis molti della cordata barese hanno festeggiato, perché nessuno di loro voleva prendersi questa responsabilità, il gesto di presentarsi fu un obbligo, non una vera intenzione di investire nel Bari. Io dissento nella maniera più assoluta da questo messaggio, andrebbe contro la serietà di quegli imprenditori che si presentarono, che presentarono un progetto, presentarono anche degli uomini, quindi non credo assolutamente. Vediamo l'altro argomento, ne parlano diversi giornali oggi, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Ieri a Bari
presente non solo Luigi De Laurentiis, ma anche degli uomini dello staff di Giuntoli. Tra questi c'era Giuseppe Pompiglio e Giandomenico Costi, fidati collaboratori del DS del Napoli, appunto, Giuntoli. Sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno si legge che Pompiglio si è intrattenuto con Luigi De Laurentiis e poi ha parlato con la squadra al completo. I tifosi, forse questi non hanno capito cosa deve, come deve funzionare. Bari deve essere un'entità a parte. Questa storia di far venire gli uomini da Napoli deve finire. Noi dobbiamo essere indipendenti. Avete cacciato Romairone, che bene o male, almeno di facciata, era un direttore sportivo del Bari. E che cosa stiamo facendo? Non avete preso un altro direttore sportivo e dobbiamo tenerci Pompiglio e Costi, che vengono da Napoli, ora che magari c'è la sosta, hanno un po' più di tempo e possono venire ad occuparsi delle cose di Bari. Questa cosa non va bene, non va bene. Il Bari deve essere indipendente da Napoli, deve esserci un DS sul posto, un DS tutto per il Bari. Cosa succede? Cosa mi rappresenta sta cosa che arriva Pompiglio e arrivano Pompiglio e Costi da Napoli? Ma a fare cosa? Anche la stessa squadra che si ritrova nello spogliatoio, questo qua che avranno visto se no 2-3 volte, devono stare ad ascoltare Pompiglio da Napoli. Cioè, Riccardo, non lo so, io quando leggo queste cose, sinceramente, mi arrabbio come minimo. No, io sono d'accordo. Penso che la madre di tutti gli errori di questo campionato, di questa stagione del Bari, innanzitutto sia stata, andando a ritroso, fare una rivoluzione totale tecnica, di guida tecnica della Rosa, ma anche quella di mettere un direttore sportivo come Romairone, non perché Romairone non sia bravo, per carità, però è un direttore sportivo che ha ovviamente una vicinanza a Giuntoli, e questo ha in molti instillato il dubbio della reale operatività di Romairone nei confronti di Giuntoli. Io, gli errori di questa stagione sono stati tanti, tantissimi, il Bari li sta pagando ai playoff, salvo miracoli che pur nel calcio succedono, però i playoff saranno un'appendice dell'agonia di questa stagione, secondo me. L'anno prossimo tutti gli errori che sono stati fatti ben vengano, affinché non vengano ripetuti. Cioè, il Bari ha bisogno di una figura su cui Giuntoli non deve mettere bocca, non, anche qui non perché Giuntoli secondo me non sia bravo, mai, ma perché Giuntoli è il direttore sportivo del Napoli, e secondo me non essere il direttore, essere il direttore sportivo del Napoli non è un compito facile, cioè ti occupa le giornate. Certo, ti occupa le giornate, poi che cosa fai? Nei ritagli di tempo ti dedichi a, cioè, invece di darti al decoupage ti dedichi al Bari? No. Allora, i De Laurentiis, e qui ripeto, ne va della credibilità del nome della famiglia De Laurentiis, devono rendere Bari Bari, non Napoli 2.0. Bari e Bari, quindi certo, riprenda un direttore sportivo indipendente, uno magari anche uno che ha una storia con il Bari, non lo so, però che sia, che magari non conosca neanche personalmente Giuntoli, difficile perché in questo mondo si conoscono tutti, però che non abbia esperienze parallele rispetto a quelle di Giuntoli. Intanto credo, si sta... Vai, Riccardo. I tifosi chiedono questo, non mi sembra una richiesta peregrina, certo, o illecita, campata in aria. Certo. Intanto si sta giocando il recupero tra Cavese e Catanzaro. Catanzaro in vantaggio, siamo al 26esimo minuto, in vantaggio contro la Cavese in trasferta, quindi al momento il Catanzaro ci sorpassa e diventa terzo, Bari quarto. Leggo qualche altro messaggio. Boris: non penso che De Laurentiis vendano il Bari, le promesse vanno mantenute così come anche i progetti. La cosa che mi preoccupa è che tutto tace riguardo il centro sportivo. E forse solo quello, caro Boris, è importante per la crescita di un club. Siamo d'accordo, però penso che ora sia l'ultimo dei problemi. Poi altri messaggi. Kratos: ciao ragazzi, anche la famiglia ha lasciato solo Luigi. Non credo. Giuseppe: ricordatevi conti a posto, loro non rischiano nulla, o perlomeno il giusto. Finché ci saranno queste limitazioni per il Covid, ci saranno poche risorse per la squadra, e su questo siamo d'accordo. Poi Pasquale: i guai di Napoli e Bari sono nati quando i De Laurentiis hanno saccheggiato il Carpi.
da Giuntoli e compagnia bella per passare ai calciatori tipo Sabbione e Lollo. Anche questa è una verità. Completo la rassegna stampa. Gazzetta dello Sport, sprofondo Bari, 8 turni dalla fine, Carrera insegue la svolta per la Serie B, 3 KO nelle ultime 4 sfide, gol smarriti, servono rimedi per difendere il terzo posto. Con l'ex tecnico, la media punti, con l'ex tecnico Auteri la media punti era 1,91 a partita, ora è scesa a 1,37. Quando diciamo che Carrera sta facendo peggio di Auteri, insomma, i numeri lo confermano. Poi Tutto Sport, Marras dai Bari, uniamoci per la B. Tutto Sport che ritorna sull'articolo di ieri e dice, insomma, non c'è stata nessuna smentita da parte della società e nessuna neanche conferma. Infine Corriere del Mezzogiorno, Bari, chi contesta ha ragione, la società è stata assente, l'analisi del tifoso eccellente, l'avvocato Gianni Di Cagno, la squadra che non va a Carrera si inventi qualcosa per i playoff. Bene, io con questo saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva Riccardo Resta per essere stato con noi. Riccardo, grazie mille, appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie Riccardo Resta. Ciao a tutti, grazie a voi, a mercoledì. Ciao, grazie Riccardo. E allora, questo Riccardo Resta, tra un po' andremo a perfezionare un altro collegamento. Scusate se ho perso un po' le staffe parlando di quello che è avvenuto ieri a Bari, perché secondo me, insomma, far venire dei dirigenti da Napoli per far cosa? Cioè, ripeto, Bari deve essere un'entità distinta e separata. Questo non lo so se lo capiranno mai, però torneremo su questo argomento, torneremo a breve, ne parleremo col nostro prossimo ospite in collegamento telefonico. Stiamo perfezionando la chiamata. Bene, siamo pronti. Allora, siamo giunti al momento dell'intervista. Oggi con noi un graditissimo ospite, il super tifoso biancorosso Pasquale Zapparelli. Ciao Pasquale. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Pasquale. Allora, se avete domande da rivolgere a Pasquale Zapparelli, il 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora Pasquale, partiamo dall'argomento, se vogliamo, del giorno. Secondo alcuni giornali, anzi secondo Tutto Sport, i De Laurentiis potrebbero cedere il Bari a fine stagione. Cosa ne pensi? Beh, conoscendo i De Laurentiis, ci può essere, perché loro avevano fiutato il business a Bari, questo business sta scomparendo, pertanto sono capace di tutto. Guardi, io ho molti familiari a Napoli, cugini eccetera, che mi parlano da anni e io sono deluso, non voglio fare presuntuoso, ma avevo previsto, loro hanno sbagliato a Bari già dal campionato di Serie D. Anche se il Bari ha vinto il campionato, hanno iniziato di lì a commettere degli errori, perché la Coppa è solo loro, perché loro dovevano, andando in C, dovevano prendere una persona competente da affiancare al presidente Luigi, che è una bravissima persona, però di calcio non capisce nulla, l'ha detto lui, eh? Una volta l'ha detto anche lui, sì, che non è uno addentrato nel calcio, è stato messo lì e purtroppo io a lui non gli posso dare nessuna colpa, perché comanda tutto il papà e il papà decide. Anche la venuta a Bari della settimana scorsa avevo capito che c'era qualcosa che non andava per quanto riguarda loro, che secondo me possono anche lasciare. Ecco, tu come la vedresti una cessione del Bari? Cioè, ti dispiacerebbe? Cioè, vorresti che continuassero i De Laurentiis, oppure saresti contento? A me dispiacerebbe, perché è inutile girare intorno. Come società è solida, è forte, però c'è il problema che i fili li muove solo una persona. Allora, faccio un esempio. Andando in C, e questo lo posso dire tranquillamente, che sono certo, bastava chiamare Pierpaolo Marino e lo mettevano in società e avevamo risolto tutti i problemi. Persona competente, loro lo conoscono molto bene, ha fatto bene dappertutto,
e compagnia bella. E poi le rivoluzioni. Le rivoluzioni non si fanno nel calcio. Le rivoluzioni sono fallimentari sotto tutti i punti di vista. E questi sono gli errori che hanno fatto. Vivarini voleva 4 giocatori. Voleva eliminare alcuni santoni che vanno a 2 all'ora nel Bari. Ah, e poi hanno aspettato un mese. Sì, no, sì, no, sì, no. Altro errore di una società incompetente, secondo me. Io lo dico sempre. Si sono dimostrati degli incompetenti. E a me dispiace molto. Poi la questione Covid, gli incassi, vabbè. Purtroppo... Ecco, Pasquale, stai parlando degli errori dei Laurentiis nella gestione del Bari. Quali gli altri errori, secondo te? Quali? Gli altri errori che hanno commesso, oltre a quelli che hai già detto. Vabbè, gli errori sono errori di organizzazione di squadra, di scelte di uomini. Che cosa mi rappresentava in Serie C? Tutto il rispetto, io rispetto le persone. Il calcio è un'altra cosa. Io calcisticamente, che cosa significa Cornatini in Serie C? Tu in Serie C dovevi prendere un allenatore che ti portava in A, come ha fatto, non voglio adesso parlare di Matarese, come ha fatto Matarese all'epoca, che prese Bocca e Janic, mica prese due così. Poi i giocatori, che i tifosi conoscono molto bene, i giocatori che avevamo, abbiamo vinto 2 campionati consecutivi. L'obiettivo loro che sono venuti qua, cioè l'obiettivo dei tifosi, una volta arrivati De Laurentiis, ci aspettavamo di vincere almeno 2 campionati di seguito. Poi non so, loro vogliono andare, non vogliono andare. Perché io, guardi, a questo punto spero che, cioè, ai playoff ci arriveremo, però faremo altre bruttissime figure, secondo me. Su questo, perché questa è una squadra fatta male, ci sono giocatori che i tifosi vanno dietro ma non valgono niente, fanno un gol e diventano Maradona. Dovete giudicare i giocatori durante tutto il campionato. Quando io all'inizio del campionato ho detto Antenucci non può fare un campionato intero, pertanto bisogna prendere 2 attaccanti forti, con lui 3, no, Candellone, Comagnabè. Antenucci è un giocatore da fare 30 minuti, un tempo. Adesso che cosa è successo? È stato fuori parecchi giornali. Poi non è concentrato nel Bari, è inutile che giriamo la palla. Antonucci ormai è finito, cioè a Bari è finito, non dà niente, non si muove. Diciamo che la posizione in campo attuale non lo agevola, insomma, in quel 4-2-3-1 messo così dietro non è sicuramente agevolato, no? No, ma cioè il Bari aveva bisogno di un regista vero a centrocampo, tipo un Gigarini, che ti devo dire, un Viola. Benevento, una cosa del genere. Allora l'attaccante, però lui è solo, chi è l'altro attaccante che ha vicino? Togli Cianci, che è arrivato adesso. Cianci è arrivato adesso. Cioè, il Bari aveva bisogno di giocatori di un certo spessore. Questo aveva bisogno il Bari. Pasquale, c'è una domanda per te. Difesa. C'è una domanda per te da parte di Kratos che ti chiede: ciao Pasquale, ci dici la verità sulla questione spogliatoio? È uno spogliatoio rotto? Cosa è successo? Spogliatoio, diciamo? Ma non da ora. Ma non da ora. Sono mesi. Non da ora. Sono mesi. Ma che cosa, a chi lo voglio andare a raccontare? Cioè, non esiste. Non c'è una persona nello spogliatoio. Noi avevamo un Cavasin che metteva a posto a tutti. Cavasin era uno che quando succedeva qualcosa lui metteva tutte le cose a posto, e si parlava di giocatori di un certo livello. Ma di uomini spogliatoio? L'uomo spogliatoio, l'uomo spogliatoio. Molti con Cavasin dormivano 7 cuscini, perché lui nello spogliatoio tutto tranquillo, metteva le cose a posto, e poi c'era molta competenza, inutile, perché avevamo direttori di un certo livello, presidente che all'epoca faceva quel che doveva fare. Cioè, non è possibile. Quello che è successo è un disastro calcistico a Bari, proprio una delusione enorme. Io adesso volevo salutare tutte quelle persone che mi hanno dato addosso quando io dicevo ciò che è successo. Io lo dicevo da sempre e mi hanno messo, io poi perdono tutti, non sono uno che
perché capisco che uno è tifoso della squadra. Allora, e purtroppo è successo questo. Pasquale, che ne pensi dell'operato di Carrera? Ti aspettavi di più? Qui ti veniva. La squadra non regge. Qua la preparazione è stata una preparazione sballata, cioè fatte di ritardo con tutto il tempo che hanno perso. Scusa, non vi risulta che il Bari ha preso un preparatore atletico? Sì. Dopo, cioè, diciamo quasi recente. Sì, sì. E cosa significava? E cosa significava? Che il lavoro non è stato fatto bene. Cioè, qua, quando arriva uno lo fanno diventare un padre eterno. Autieri, chi è Autieri? Un allenatore di Serie C, ma il Bari non aveva bisogno di un allenatore di Serie C. Il Bari aveva bisogno di un allenatore che ci doveva portare direttamente in A. Certo, non certo. Cambiare ogni anno, non cambiare ogni anno. E poi io volevo che i giornalisti baresi riuscivano a fare un'intervista a Vivarini, anche se è una persona per bene, una persona seria, non dirà mai come sono andati fatti. Ma io lo dico io, lui voleva quattro giocatori, eliminare qualche santone che si crede di essere ancora, cioè questi 36 anni in Serie C, ma stiamo a scherzare. Io ho sempre detto, dall'inizio, da due anni, ci vuole un difensore centrale rapido con i piedi buoni, un centrocampista che detta i tempi in campo. E dove stanno? I giocatori ci sono. E che loro, purtroppo, poi questo ho fatto i 10 milioni, ma a chi lo devono raccontare? Ma chi lo devono raccontare? Dell'investimento. Noi abbiamo fatto vedere i bilanci e i bilanci dicono che hanno investito 4 milioni, non 10. 4, adesso rientri tutto gli sponsor, anche se non sono grosse cifre, però il Bari ne ha tantissimi di sponsor. Ma io non voglio andare a fare i conti. Hanno sbagliato gli acquisti, la gestione, il direttore sportivo che non c'è mai stato, solo portaborse. Hanno preso Romairon, tutto il rispetto, quando lo presero, purtroppo, ho detto non voglio essere presunto, ma il sottoscritto conosce tanti direttori sportivi. Sono sempre in contatto con tanti ex giocatori del Bari, con Regalì, con Materazzi, con Bergossi, con Cavasin, ci andiamo 2 o 3 volte alla settimana. Cioè, e questi sanno come vanno le cose. Pasquale, c'è chi ti dice, Antonio, ti dice, dite a Pasquale Zapparelli che avevamo anche Simeri e Montalto, che potevano rimanere. Li hanno buttati a male quei due. Li hanno buttati. E poi guardi, ecco perché mancava una persona di esperienza. Il campionato è lungo, massacrato in Serie C. I giocatori, bisogna avere 24, 25 giocatori, ma tutti allo stesso livello più o meno. Tutti allo stesso livello, loro vanno a prendere i giocatori da dove? Che qua, almeno penso, la maggior parte dei giocatori è tutto del Napoli e prestiti. Quelli più importanti sì, hai ragione. E che cosa rimane qua? Che cosa deve venire uno a comprare qua? Cioè io, se viene qualcuno, io il primo pensiero che se posso, di dire così, mandi via tutti i giocatori che abbiamo, tutti. Non esiste, qua non è. Poi il discorso, meno male che Regalì è intervenuto. Che cosa ha Bari meno del Napoli? Che cosa? Esatto. Pasquale, ti volevo sollecitare su una cosa che è successa ieri. In pratica, forse l'avrei letto ieri, c'era il presidente Luigi De Laurentiis che è tornato a Bari, ma insieme a lui c'erano anche Pompilio e Costi, che sono due uomini di Giuntoli. Pare che Pompilio abbia anche parlato con la squadra. Insomma, cosa ne pensi? Cioè, devono venire da Napoli per parlare di Bari? Ma io ho sempre detto che la direzione è Napoli. Dirige tutto il Napoli, dirige Giuntoli. Questo c'ha tutta la gente di Carpi. Tutta la gente di Carpi. Giuntoli, io non lo conosco di persona, però io seguo come lavorano. Giunti, prima di rimuovere una pedina, deve avere l'ok da Aurelio De Laurentiis. Gli uomini, se li sceglie lui, i collaboratori, e quelli sono. Scar, Pompilio, quell'altro. Costi. E poi cioè, i giocatori che vedono nello spogliatoio di arrivare una persona che non conoscono e questo si mette a parlare. Ecco perché ho sempre detto, purtroppo Luigi De Laurentiis di calcio, zero.
Pasquale, quanto è grave il fatto che il Bari, dopo sono passati ormai mesi, sia ancora senza direttore sportivo? No, questo è gravissimo, non grave, questo è gravissimo. Questo è un menefreghismo, ecco perché dico io, tutto sport non penso che ha scritto delle stupidate. Vuol dire che, perché loro, il direttore sportivo, l'hanno mandato via, già dovevano mettere un altro, e non uno così, uno vero. E invece loro, secondo me, hanno mandato, cioè, tranne se succede un miracolo, ma è impossibile, perché questi ai playoff faranno ridere le pecore, cioè, non esiste, questi non si reggono i piedi. Tutti i secondi tempi del Bari, cari tifosi del Bari, io vi voglio bene, vi stimo. Io sono un tifoso del Bari, non sono un tirapiedi. Tutti i secondi tempi del Bari, andatelo a vedere, tranne uno mi sembra. Con la Juve stava. Andatelo a vedere tutti i secondi tempi del Bari. Tutte delusioni, tutte delusioni. Io poi vedo le partite, vedo i movimenti dei giocatori. A due all'ora, cioè siamo. È assurdo, cioè non esiste. Non c'è forse, io non conosco questo preparatore. Però non si è visto niente di nuovo. Certo, evidentemente la situazione era proprio drammatica. Perfetto, io Pasquale ti ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni, è sempre un piacere averti con noi, noi ti ospitiamo sempre ben volentieri perché sei uno che dice le cose in faccia senza peli sulla lingua. Grazie Pasquale, alla Forza prossima. Bari sempre, arrivederci a tutti, ciao. Ciao, ciao, grazie mille, grazie. E allora, questo Pasquale Zapparelli, come al solito, un fiume in piena, ne ha dette tante. Io condivido tutto quello che ha detto, praticamente, tranne sullo spogliatoio rotto, perché non ho assolutamente elementi per dare una notizia del genere. Però, se lui le parla, vuol dire che ha elementi per farlo. Però, sicuramente ha dato tanti spunti di riflessione, Pasquale Zapparelli. Sicuramente, molto, molto interessante tutto quello che ha detto. Perfetto, allora è veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto voi tutti, l'appuntamento è per domani, puntata nostalgia, avremo un altro grande ospite, un grande doppio ex di Bari Paganese, quindi vi consiglio di sintonizzarvi anche domani perché ne sentirete delle belle. L'appuntamento quindi è per domani, sempre alle 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.